Ragazzi, aspettative per la partita di stasera? Ma aspettative per la partita di stasera, si spera in una vittoria. Comunque è una squadra che è rinnovata, ma che Baroni sta facendo funzionare secondo me abbastanza bene. Quindi sei rimasto soddisfatto di queste prime tre? Sì, abbastanza, dai. Alla fine il gioco c'è, rispetto all'anno scorso ci siamo indeboliti alcune zone, ma comunque il gioco vedo a quanto pare c'è. Senti, te la butto lì così, distinto. Se ti dico obiettivo della Lazio, la prima cosa che ti viene in mente qual è? Obiettivo della Lazio quest'anno, secondo me, riuscire ad arrivare in zona Europa. Sarebbe già tanto. Prime 5-6 posizioni, io ci spero. Senti, una domanda, una curiosità, ma tu sei abbonato oppure sei entrato il biglietto? No, perché no, c'è stata questa polemica, non so se sei entrato col biglietto. Purtroppo per lavoro, abbonamento, non posso farlo. Tu cosa ne pensi di questa cosa dei prezzi che sono aumentati? Penso che comunque è sbagliato, perché fino a 2 anni fa venivo allo stadio, pagavo 10 euro, 20 euro per andare in curva, e vedere un aumento così del genere secondo me è abbastanza esagerato. Ragazzi, aspettative per stasera? Secondo me vinciamo. Ti è piaciuta questa Lazio in queste prime tre giornate? In certi momenti sì, in altri un po' meno. Non ti vedo molto convinta. No, sì. Secondo me è stato un bel tempo, Udinese no, però pure contro il Venezia bene. Che stagione potrà essere secondo voi questa della Lazio? Io spero un sesto posto. Te invece? Sono più sognatrice, magari Champions, però mi va bene l'Europa League, anche al posto dell'Europa League di nuovo. Però se metto una cosa in comune, dico Marco Baroni, ti piace come allenatore? No. Perché? Perché secondo me è troppo buono. No. Marco Baroni invece, da questa parte? Guarda, non lo conosco, non saprei, però spero non sia troppo aziendalista. Se vi chiedo un pronostico veloce, secondo te quanto finisce stasera? 2-1. 1-0. Ragazzi, sensazioni per stasera? Sensazione, speriamo bene, positiva, dai, come sempre. Come hai visto la Lazio in queste prime tre giornate? In casa. Beh, abbastanza bene, diciamo, in difesa da mettere a posto alcune situazioni. Poi questo. Se te la dico così, la prima cosa che ti viene in mente, l'obiettivo della Lazio, quale potrebbe essere? Sesto posto. Di più non si potrebbe tentare? No, non credo. E in Europa? Europa League quest'anno, che cosa si potrebbe Europa, fare? Europa non ho idea. Io penso che arrivare almeno agli ottavi, superare il turno e arrivare agli ottavi. Per quanto riguarda la squadra invece, c'è un allenatore nuovo, Marco Baroni. Ti piace come nome? Sì. E non è male. Voglio dire, non è Sarri, però con la squadra che c'è molto probabilmente è l'uomo giusto. Senti, ti faccio un'ultima domanda. Si è parlato tanto anche di questo rincaro dei biglietti. Tu sei abbonato oppure preso? Io sono abbonato. Che cosa ne pensi? Perché l'Odito ha detto si potevano abbonare i tifosi. Vabbè, io penso questo, che intanto io sono 35 anni che faccio l'abbonamento, una questione anche di affezione, di amicizia e tutto quanto, quindi non mi va di lasciare lo stadio, a prescindere. Certo, mettere una curva a 40 euro di lunedì Lazio-Verona mi sembra un po' eccessivo, insomma.